Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video della Pantera dello Svapo. Oggi continuiamo con la recensione dei liquidi Vitruvianos, che sono questi qua. Nel video precedente abbiamo visto questi due, il Partenope e l'Amalfi. Oggi andiamo a provare Nocelle e Positano. Ok, partiamo con Positano, che è una delizia al limone, pan di Spagna, crema, pasticcera e limoncello. Quindi andiamo subito ad odorare questo liquido. E subito si sente quella nota del limoncello che è molto forte. Il resto del liquido non riesco a sentirlo perché il limoncello si sente molto 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 forte. Allora andiamo subito a provarlo. Andiamo a provare sul pulse. Ok, andiamo. Allora, si sente la nota del limoncello che è molto forte, infatti sembra che abbatte comunque gli altri sapori del liquido, però adesso voglio vedere una cosa. Se io vado ad abbassare, mettiamo a 70. Ecco qua. Adesso io provo a abbassarlo ancora. Ok ragazzi, la quadra giusta per questo liquido, per poterlo apprezzare veramente, è quella di svapare con wattaggi bassi, quindi non bisogna scaldarlo perché sennò il liquido vi esce male. E così si sente proprio davvero la delizia al limone. Riesco a sentire il limoncello benissimo. Infatti, se voi comunque alzate con i watt, il limoncello uccide tutti i sapori di questo liquido. Invece, abbassando, voi riuscite a sentire tutto di questo liquido. E così si sente proprio davvero la delizia al limone. Riesco a sentire il limoncello benissimo. Infatti, se voi comunque alzate con i watt, il limoncello uccide tutti i sapori di questo liquido. Invece, abbassando, voi riuscite a sentire tutto di questo liquido. Quindi, è un liquido che bisogna svapare con tranquillità, con wattaggi bassi, quindi un flavor bello tranquillo. Ed è buonissimo, riesco a sentire comunque la crema pasticcera, che subito sentite comunque il limoncello perché è la parte più forte di questo liquido, però che si amalgama bene con la crema pasticcera e riesco a sentire proprio tutto. Veramente ottimo, io questo liquido qua gli do un bel 9. Quindi il mio consiglio è quello di svaparlo con wattaggi bassi, quindi un flavor bello tranquillo. Ottimo, ottimo, ottimo. Ok, adesso passiamo con il prossimo che è Nocelle. Nocelle è una vaniglia con nocciole croccanti. Mamma mia, si sente proprio la noce, ragazzi. Cioè, le nocelle proprio, come diciamo qui da noi. Sì, riesco a sentire la noce, la vaniglia no. Comunque, questo liquido promette bene. Ok, vado a bagnare il cotone.
Mamma mia. Ragazzi, è una goduria questo libro qua. Adesso provo un attimo ad alzare con i watt. Ok, anche questo liquido, la sua morte è con i wattaggi bassi. Mamma mia, ragazzi, riesco a sentire quel gusto di noci croccanti e anche la vaniglia proprio quel tocco finale. Ragazzi, questo liquido è eccezionale, questo si becca un bel 10 perché è buonissimo. Ragazzi, anche questo liquido qua dovete svaparlo con wattaggi bassi perché se alzate comunque con i watt lo distruggete il liquido. Mamma mia, è buonissimo, ragazzi. C'è poco da dire, questo si becca un bel 10. Quindi ragazzi, sono liquidi che a mio parere personale sono buonissimi e si beccano bei voti tutti e quattro. Quindi abbiamo fatto la recensione del Partenope, Amalfi, Nocelle e Positano. Per chi è interessato può benissimo andare sul sito che vi metto in descrizione, questo sito qua che adesso sta passando qua. E avete anche un codice sconto, quindi per chi vuole e vuole provare questi liquidi, ragazzi, io vi dico che sono buonissimi. Quindi, ragazzi, che dire? Per questo video è tutto. Io vi saluto con la svapata. Ciao a tutti!